Per la terza giornata di campionato, al Libero Liberati di Terni, è in programma Ternana-Brindisi. Diversi i motivi di riflessione alla vigilia. Primo motivo generale, le due squadre, dopo 180 minuti di gioco, si presentano appagliate con un punto all'ultimo posto in classifica. Entrando nei particolari delle singole formazioni, c'è da osservare se l'innesto in squadra del neo acquisto Zaccaro possa aver risolto parte dei problemi di organico della formazione umbra. Dall'altra parte, se la sterilità sempre offensiva palesata sino a questo momento dagli ospiti ha trovato la giusta soluzione dopo una settimana di preparazione specifica. La risposta a tutti questi problemi è nel taccuino dell'incontro. Quarantesimo. Conclusione splendida di Palmisano. Traversa. Vitali non si fa sorprendere e insacca. Ternana 0, Brindisi 1. 42esimo. Rizzo è bravissimo in area avversaria. Controllo e botta di collo pieno. Traversa. Un minuto più tardi. Pocetta imposta su Bartolini. Controllo e tiro preciso. Gol. Ternana 1, Brindisi 1. Secondo minuto della ripresa. Zaccaro, pescato bene in area, tira forte. Respinge la veneziana. Ma Biagetti anticipa tutti e porta in vantaggio la squadra rossoverde. Undicesimo. La respinta di Raggi trova Bacci totalmente sorpreso. Il controllo è impreciso ed è autogol. Ternana 2, Brindisi 2. Diciottesimo. Il gol del definitivo vantaggio ospite è la fotocopia della prima marcatura. Palo di Vitali e tomba in sacca indisturbato. Ternana 2, Brindisi 3 e sarà il risultato finale. La conclusione è ovvia. Brindisi che cancella di un sol fiato le perplessità offensive espresse nella vigilia. Ternana che migliora in fase di conclusione ma che evidenzia maggiormente i tragici limiti in difesa. Il pareggio sarebbe stato più giusto e lo dimostrano le tre deviazioni dei difensori ospiti sulla linea di porta a portiere battuto, ma non si può solo recriminare la sfortuna. Il Brindisi è attualmente dotato di una marcia in più e la preparazione affrettata e ridotta della Ternana ha praticamente fatto la differenza.